Eccoci qua. Angela. Angela. Ciao. Ciao, come è? Ti assaggio qua. Non ti salutare. Via, ti metto la mia e tu mi dai la mia. No. Mi fa un po' strano fare con voi questa conversazione, che per la verità è un po' diversa la conversazione da quella che loro mi hanno chiesto. Loro mi avevano chiesto di parlare di questa roba qua, di questa bellissima macchina che io ho avuto il piacere di governare, diciamo così, all'interno dell'università negli anni 80. E poi vi dirò, parlerò anche di questo. Però se uno deve parlare di questa macchina, non può non contestualizzare questa macchina dentro quello che è stato la funzione che ha avuto l'università in questi ultimi 42 anni. L'università è nata il primo novembre 72 qui in Calabria. E c'è una coincidenza molto importante, che per la verità è stato un caso. Abbiamo uno spettatore virtuale, scusate. Spero che si veda. Noi siamo collegati con Valsola Crede, Museo dell'Informatica Funzionante, nostro gemello, e abbiamo il piacere anche di avere Gabriele, che farà il secondo seminario del Museo dell'Informatica Funzionante. Che sta in Sicilia. Palazzola Crede, Siracusa. Palazzola Crede, dica lo so. Palazzola Crede. Palazzola di provincia di Siracusa. Sì. Allora dicevo che l'università nasce il primo novembre 72. Io ho avuto la fortuna, forse, di essere assunto da questa università come assistente incaricato supplente contestualmente alla nascita dell'università. Cioè io sono stato assunto in questa università il primo novembre 72. Perché mi fa un po' strano? Perché il primo novembre 2014 io sono andato in pensione. Per cui, diciamo, aver vissuto 42 anni in questo posto, secondo me, straordinario, cioè è stata, che è l'Università della Calabria, allora mi ha costretto a cambiare un po' il taglio della testimonianza sul centro di calcolo, sul VAX e sulle altre strutture del centro, per cui necessariamente mi sono spostato un po' per portare una mia testimonianza a quella che è stata, che sono stati i primi anni dell'università, il periodo da quando è nata a quando io ho finito di svolgere un ruolo. Scusate, io scusatemi, uno dei telefonini dovrebbe chiuderli, però. Quanti erano nel 72?
Allora, vi parlerò molto così, in modo non strutturato, di questo periodo, da quando l'università è nata, al periodo in cui io ho assunto la direzione del centro di calcolo, raccontandovi un po' quali erano i momenti trainanti del periodo e quelli che è stato il ruolo che ha avuto il centro di calcolo dell'università, non solo per l'università, ma anche per il territorio esterno. Vi ricordo che è stata un'epoca, secondo me, straordinaria, in cui le nuove tecnologie erano all'inizio del loro sviluppo e però avevano avuto e hanno avuto un ruolo fondamentale in Calabria anche. Gli investimenti in Calabria in nuove tecnologie non sono state banali, alcune non hanno avuto successo, invece altre cose, come l'università, ha dato dei risultati che sono facilmente riscontrabili in tutto il territorio nazionale. Allora, qualche ricordo con chi? Con Andreatta. Sicuramente per qualcuno di voi questi volti non vi dicono granché, ma è bene sapere chi sono le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo territorio ed anche dell'università. Andreatta è stato il primo rettore dell'Università della Calabria, ma lui era sicuramente un visionario ed era quello che riusciva a vedere molto lontano, cioè quello che lui descriveva 42 anni fa sul modello università ancora oggi non è tutto realizzato, ma diciamo le linee direttrici che lui si è imposto all'epoca di far sviluppare erano dei momenti che sicuramente di grande valore. Uno di questi era che, ve lo ricordo, era che la classe docente doveva essere una classe docente internazionale, se possibile, non solo, ma sicuramente non locale. E questo ha avuto, in effetti, per molti anni è stato così, fino a che l'università non è stata capace di rigenerarsi e quindi di creare una classe docente che proveniva da questo gruppo di embrioni che avevano attecchito in questa realtà e avevano sviluppato il territorio. Questa è l'immagine del 73. L'università era nata da qualche mese in termini di funzionamento. Invece la parte strutturale dell'università era partita qualche anno prima con la costruzione della sede, però la costruzione della sede università non era completa all'inizio di questa grande avventura e comunque si è partiti lo stesso con un entusiasmo straordinario. Io qui ho raccolto qualche immagine che io avevo di repertorio, sono nostri studenti del primo anno. Considerate che l'università è partita con due corsi di laurea, se non sbaglio, ingegneria e scienze economiche e sociali. Questi erano studenti di ingegneria. Ed erano miei studenti. Io facevo le esercitazioni del corso di analisi matematica 1 per questi studenti. Erano studenti, questo è un bellissimo filmato dove c'era una intervistatrice che chiedeva che lavoro facessero i loro genitori. E lui, uno era impiegato, gli altri erano, molti erano operai, molti di più erano contadini. E questo era un segnale importante, perché poi l'intervistatrice interrogava queste persone chiedendogli: ma tu l'università l'avresti fatto lo stesso se non ci fosse stato questo? No, era la risposta più comune. E quindi già questo dava il segno della funzione che l'università aveva, avrebbe dovuto avere e infatti poi ha avuto.
qualche altra immagine, gli studenti erano tutti in cappellone, bruttini per la verità, oggi sono più belli. Dopo 42 anni probabilmente la pastina al plasmon ha fatto effetto e sono più belli, che ci possiamo fare? Io ho un problema mio che mi crea un po' di difficoltà a riconoscere che sono cresciuto, perché io faccio i corsi a studenti che hanno sempre la stessa età. Non cambiano mai, l'età loro è sempre la stessa. Io aumento di anno in anno, per cui questo confronto e io scivo e riesco ancora a farlo. L'università non era completa, era così, era in costruzione, quindi si facevano i corsi dentro questo cantiere. Qualche altra ricordo, immagine, qualcuno di voi forse se li ricorda, per altri di voi non rappresentano nulla. Questo era Mazzetti. Mazzetti era un professore di economia che anche lui è andato in pensione forse due o tre anni fa, è stata l'istituzione per la nostra università, è stato un personaggio molto importante della nostra università. Sono tutti del primo anno, il primo anno quello con cui l'università è partita. Altro soggetto di grande importanza era questo qua, Mortara. Mortara era un altro, un organizzatore aziendale, sempre della facoltà di economia. Poi, non va, ecco qua. Questo chi è? Tu. No. Sì. Ebbene sì. Che basette che ho. Che lucro. Che babbi sono rimasti. Che lucro. Vabbè però. Eravamo brutti. Sì, no, ma si vede che sei tu, dai. Beh, un po' di sforzo. Sì, non è vero. No, si vede, come no. Questo invece era Pasqualino Versace. Pasqualino Versace, candidato rettore nelle ultime elezioni. Ancora penso che sia qua, prossimo ad andare anche lui in pensione. E questi sono i lavori dell'università che continuavano. Poi ci fu l'epoca straordinaria, quella di disegnare l'Università della Calabria con un progetto che fosse un grande progetto, un progetto internazionale. Allora ci fu questo progetto internazionale a cui parteciparono, diciamo, architetti di livello, di grande livello, e il progetto era fatto di due sezioni. Una riguardava la didattica e la ricerca, di cui voi vedete una del progetto, che era centrata su un asse lungo 3 km. Da questo asse lungo 3 km che si adagiava, non si adagiava, passava sopra le colline e sfiorava le colline di Arcavacata. Tra una collina e l'altra le vallate venivano riempite da quelle che oggi voi vedete che sono i cubi. Quindi l'idea era questo bus lungo, questo ponte lungo con questi cubi che si collegavano su questo progetto. E questo fu il progetto vincente dell'area scientifica didattica, e il capofila di questo progetto era l'architetto Gregotti. Questo progetto è stato un'opera che è stata completamente realizzata. Questa era la fase di costruzione, sempre negli anni successivi al 72. Queste sono foto che fanno riferimento agli anni 80. Questa è un'altra immagine sempre del ponte Gregotti. Dopodiché, a fianco al progetto di sviluppo dell'attività scientifica didattica, ci furono altri due grossi elementi di riferimento per la costruzione dell'università. Il centro residenziale, che fu centrato su un gruppo di costruzione
che sono note a tutti. Quello che è più noto è il primo gruppo, che sono le cosiddette maisonette. Maisonette che sono questa struttura qua, che sono queste case adagiate sulle colline, penso che l'avete visitate, e anche qui c'è un mio legame particolare, perché io qua ci ho vissuto per 42 anni. Quando ho finito di avere questo rapporto con l'università, adesso abbiamo deciso di spostarci e non viviamo più alle maisonette, per cui diciamo essere vissuti in questo contesto è stata una cosa straordinaria, è stata un'esperienza straordinaria, non soltanto per noi, ma per i miei figli sicuramente, e non solo per i miei figli, ma per tutti gli altri che abitavano al centro residenziale. Voi non so se lo sapete, ma il nostro centro residenziale era, diciamo, condiviso tra studenti e docenti e famiglie di docenti. Per cui c'era un periodo in cui l'università cresceva e questi bimbi riempivano questo centro residenziale convivendo con gli studenti. Convivendo con gli studenti, con le feste degli studenti che per un periodo erano gradevoli, poi con gli anni che passavano rompevano le scatole perché quelli non avevano voglia di dormire e noi volevamo andare a dormire. Problemi di convivenza di tutti, di sempre. Qualche altra immagine delle maisonette, queste sono altre costruzioni sempre del centro residenziale, e poi il polifunzionale. Il polifunzionale fu il primo nucleo su cui è partita l'università. Era un gruppo di edifici che sono ancora presenti, non fanno parte del ponte, però avevano un segno molto importante. Il polifunzionale, visto dall'alto, era stato progettato da un architetto napoletano che si chiamava Pico Chamarra, Massimo Pico Chamarra. Questo polifunzionale visto dall'alto era una freccia, era un segno. Questo segno era orientato verso nord, che rappresentava la voglia di chi aveva pensato a questo progetto che l'università dovesse svilupparsi in quella direzione, direzione nord, dove c'era anche il significato metaforico. Il nord è sempre associato allo sviluppo, al futuro, all'innovazione. E poi infatti il ponte ha esattamente questa direttrice, la direttrice nord. Erano dei momenti un po' ideali in cui si pensava di sviluppare una realtà straordinaria, che in effetti è stata così. L'entusiasmo che c'era nei primi anni dell'università era sinergico tra tutti, cioè i docenti, una classe docente molto giovane, perché su per giù avevamo tutti la stessa età, gli studenti, che c'era la convivenza nel centro residenziale, e molte volte le azioni erano azioni combinate tra docenti e non docenti, anche non docenti abitavano al centro residenziale, e in particolarmente gli studenti con cui c'era un confronto continuo. Ancora qualche immagine del polifunzionale e arriviamo al 1980, erano passati ormai 8 anni dall'inizio dell'università, molte cose in Italia si erano realizzate, era finito il 68, però il post 68 è stato molto presente nella nostra università, anche con forte personalità, con dibattiti molte volte molto accesi, e l'università non si è diciamo messa da parte per partecipare a quello che è stato, che sono stati gli anni 70, però il paese negli anni 70 incominciava ad investire nelle nuove tecnologie. C'era l'epoca, voi non vi ricordate, una cosa che si chiamava azione organica numero 2. Che cos'era stazione organica numero 2? Era un progetto ministeriale
che investiva in tutte le iniziative ad alta tecnologia. E l'università naturalmente non si estraniò da questa opportunità che era allora proposta. E da queste opportunità e da iniziativa dell'università nacquero molte realtà importanti nel mondo delle nuove tecnologie, per esempio il CRAI che all'epoca ebbe un ruolo estremamente importante nello sviluppo dell'informatica, non solo calabrese, ma il CRAI ha avuto un impatto sullo sviluppo dell'informatica anche oltre le dimensioni regionali. Nacque subito dopo anche un'altra realtà importante dell'informatica, il CUD, Consorzio per l'Università a Distanza. Qual era l'idea? L'idea era quella di trovare un modo per promuovere in modo diffuso la cultura. E quindi non erano più gli studenti che venivano da noi, ma l'università, consorziata con altre 20 università italiane, si proponeva come un momento aggregante per inventare nuovi modi di fare formazione. Qual è stato il difetto di queste due strutture? Il difetto è stato che sono nate troppo presto, particolarmente il Consorzio per l'Università a Distanza. È nato quando ancora le tecnologie non erano mature, cioè è nata prima delle tecnologie, per cui è ovvio che i problemi che poi sono nati accanto a queste due strutture hanno realizzato il fallimento di questi progetti, ma le idee che questi progetti sostenevano, sia quello del CRAI che quello del CUT, sono progetti tuttora estremamente validi. Solo che c'è una differenza sostanziale, che oggi le tecnologie sono mature e quindi era possibile fare quel progetto che alcuni visionari hanno portato avanti in quell'epoca. Accanto a questi progetti ci furono altri progetti pure che drenarono una quantità enorme di risorse. Non so se qualcuno di voi si ricorda il Piano Telematico Calabria. Il Piano Telematico Calabria era un progetto che investiva qualche cosa come 40 miliardi di vecchie lire, sarebbero 22-20 milioni di euro di oggi, e l'idea era quello di aggiornare tutta la pubblica amministrazione, e non solo la pubblica amministrazione, ma diffondere su una realtà depressa come la Calabria una sovrastruttura che doveva essere capace di proiettare la Calabria verso il futuro. La post-industrializzazione la chiamavano. Era così, cioè visto che non c'era industrializzazione facciamo un salto e applichiamoci direttamente questo. Il risultato del Piano Telematico Calabria è che non si è mai realizzato. Quali sono alcune riflessioni che io mi sento di fare oggi? Mentre l'università, io credo che sia stata una delle cose più interessanti che si è costruito negli ultimi 150 anni in Calabria, ha dato dei risultati straordinari che sono un po' quello che si vede adesso qua. Voi credo che quasi tutti siete nati dalla nostra università e andando in giro per la Calabria mi capita molto spesso di incontrare la classe dirigente della Calabria che è nata all'interno di questa nostra realtà. L'università non poteva non essere elemento propositivo per lo sviluppo delle nuove tecnologie, per cui nello statuto dell'università era già previsto un centro di calcolo. Un centro di calcolo che era previsto come centro servizi e come centro servizi poi doveva anche essere elemento collante e trainante di tutte le iniziative che si sviluppavano nel campo dell'informatica. Il centro di calcolo, nato qualche anno prima, del 1980, ma essendo
una struttura molto avanzata, si pensò di affidare al consorzio CRAI, una delle creature dell'università, la gestione tecnologica del centro di calcolo. E quindi nel 1980 ci fu una convenzione che affidava al centro di calcolo la gestione delle macchine, mentre la gestione, diciamo così, politica del centro di calcolo in termini di strategia, di sviluppo e di orientamento era affidato a un direttore dell'università, un docente dell'università della Calabria. In quell'epoca iniziò, questa era l'epoca della convenzione, subito dopo il rettore dell'epoca, eccolo qua, il direttore dell'epoca mi nominò direttore del centro di calcolo. Era Pietro Bucci. La foto non c'era. Sì. Allora, io non sono un informatico, io sono un matematico, e però credo di avere una caratteristica che a volte mi è a favore, altre volte è dispersiva. Io sono un curioso. E allora nel momento in cui fui nominato direttore del centro di calcolo, fui fortemente preso da questa, diciamo, ruolo. Avevo il ruolo, in parallelo al CRAI che gestivano le macchine, quello di promuovere l'informatica sia all'interno dell'università che all'esterno dell'università. E allora cominciai a interessarmi di questo strano mondo. La eredità che presi andando ad assumere questa funzione di direzione fu una macchina che qua non c'è. È una macchina. È stata o buttata o sostituita e poi buttata o sostituita. Può essere. Era l'IBM 370. Come potete vedere, era una macchina potentissima. La memoria centrale, la memoria centrale era 0,76 mega. E invece la memoria di massa era 560 mega, che era abbastanza, ma la memoria centrale era meno di un mega. Ed era, vediamo se ce l'abbiamo con l'immagine, era questa macchina qua. Adesso facciamo vedere la senza di cose. Eccolo qua. Questo è un evento? Per voi è un evento? Per noi è un evento, non l'abbiamo mai visto, mai l'abbiamo sentito nominale. Fate le foto. Come è foto? Non lo so, ce l'avevo nel mio. Non credo che era forse. Ma la macchina era questa, però. Comunque la cosa più bella è il telefono, non so se l'ho messo. C'è una fotografia, anche una foto del centro di calcolo, dove questa macchina stava al centro del centro di calcolo, però era spenta, perché poi questa macchina è stata sostituita con un'altra. Qual era la caratteristica di questa macchina? Era che è una macchina con cui si interloquiva attraverso schede perforate, e basta. E allora era una cosa straordinaria vedere il padre di Emiliano che veniva al centro di calcolo con dei pacchi così di schede. Era una cosa pazzesca, non era solo lui, c'erano in tanti che sottoponevano a questa macchina l'elaborazione attraverso schede perforate. Era un lavoro assurdo. Sicuramente. Comunque, diciamo, era una delle poche macchine importanti installate in Italia all'epoca, il 370. Gli anni passarono velocemente e le esigenze di calcolo si svilupparono
si svilupparono con una certa velocità e già nel 1981, l'anno dopo, sì, decise di andare verso l'evoluzione. Considerate che il 370 che noi avevamo era la macchina che costava un mare di soldi, e però non aveva la, diciamo, la caratteristica più importante, che era la interattività, oltre la capacità di elaborazione. All'epoca fu fatto un bando nazionale a cui parteciparono quasi tutte le più grandi provider di architetture hardware, e questo concorso lo vinse la Digital, e l'università acquisì un VAX 11780, che è questo. Questo qua per l'università fu una pietra miliare, perché mentre l'IBM aveva grande difficoltà per poter interagire e non era molto orientata al calcolo scientifico, invece il VAX era la macchina che tutte le università del mondo, direi, volevano avere. Come una Ferrari. Era una cosa di questo genere. Era così. Era la macchina che ebbe immediatamente all'interno dell'università una diffusione notevole. Diffusione notevole, ancora qui qualche altra immagine di questo VAX, che è questo. La periferia del VAX era abbastanza diffuso all'interno dell'università. Nell'83 invece ci fu una ulteriore revisione. Questo fu potenziato come capacità di memoria centrale, fu portata a 4 mega, non so quanti erano i mega di massa, grossi numeri. Anche l'IBM ebbe la sua evoluzione. Quella macchina che noi avevamo non era più valida. Allora l'IBM ci propose che invece della manutenzione ci sostituiva completamente la macchina IBM con una macchina completamente diversa, tant'è vero che quella fu spenta. La macchina IBM da noi acquisita era la macchina che aveva come sigla 4341, anche questa aveva 4 mega di memoria centrale. Qual era la differenza tra queste due macchine sostanzialmente? Mentre il VAX era orientato al calcolo scientifico e quindi alla interattività, l'IBM invece era una macchina centrata sulla stabilità, sulla sicurezza e su performance abbastanza consolidate. Allora il centro di calcolo si sviluppò in due direttive all'epoca. Una che andava verso l'innovazione, quindi l'utilizzo diffuso all'interno dei dipartimenti, e l'altra, centrata sul VAX, invece l'altra, la macchina IBM, era centrata ai servizi. Quali servizi? I servizi che l'università incominciò a sviluppare all'epoca erano quelli di segreteria, con lo sviluppo ad hoc di una procedura, l'automazione della biblioteca. Anche questo era un progetto che è stato sviluppato e in parte anche realizzato all'epoca, e poi c'erano dei servizi che l'università forniva all'esterno, in particolare al comune di Rende per la gestione dell'anagrafe, all'Istituto Tecnico di Cosenza, l'ITIS, che era un istituto tecnico industriale, e poi per i servizi di sviluppo che il CRAI, questa struttura parallela all'università, sviluppava per conto di soggetti esterni e anche per conto dell'università. Quindi una netta caratterizzazione, uno sviluppo, diciamo, parallelo, ma non coincidente. E VAX che voleva dire, come il termine VAX? E questo lo sanno loro. Virtual Address Extension. È una sigla. Questa era l'architettura dell'epoca, con varie periferiche.
queste sono immagini del nostro centro di calcolo. Quali erano i problemi del centro di calcolo? I problemi più frequenti che io avevo come direttore, era un problema molto importante, è che queste macchine, questa più l'IBM, consumavano tantissima energia e quindi riscaldavano l'ambiente. Il centro di calcolo era un ambiente completamente sigillato, non aveva nessun contatto con l'esterno, quindi doveva essere un ambiente tenuto a temperatura costante attraverso un sistema di condizionatori d'aria. Qual era il problema? Che questi condizionatori d'aria che avevamo noi, oltre che consumare all'epoca non si poneva il problema del consumo, è che non funzionavano bene. L'inverno si stava bene, no, ma mi succedeva molto spesso che so, arrivato venerdì e quelli là si fermavano, cioè si fermavano, non funzionavano più bene. Per cui la temperatura saliva, quando saliva la temperatura non c'era altro mezzo che spegnere tutte le macchine. Spegnere le macchine, voi capite che era un problema per i ricercatori che avevano messo in batch l'esecuzione dei programmi, i nostri partner esterni, che a un certo momento saltava la connessione, ed era il problema più grave che avevo, anche perché per fare una gara, per far riparare queste macchine o sostituirle, era una cosa difficilissima. Ma poi anche per riavviarle ogni volta. Non solo, ma per riavviarle c'era tutta la procedura, esatto, che durava un paio di ore, perché bisognava recuperare. Era la cosa, il problema più grosso che ho avuto in queste... Quante volte avveniva? Ogni venerdì. Non sempre ogni venerdì. Come scienza programmata. Ma diciamo che... una decina di volte all'anno mi capitava. Fino a che poi alla fine hanno deciso di cambiare l'impianto di condizionamento, ma era alla fine del mio mandato. Non sono stato capace. Era una gara che avevo promosso io, ma non l'ho mai vista funzionante. Quindi il piacere di andare il fine settimana via non l'ho mai avuto. E il fatto che poi mi ricordo il venerdì. Perché poi il capo tecnico di venerdì mi chiamava e io ero fuori. E io dovevo venire io per autorizzare la chiusura delle macchine. Quando succedeva di lunedì non era un problema perché stavo là, però venire venerdì sera per chiudere le macchine non era una cosa molto bella. Altri ricordi, qui altre architetture che forse non è proprio il caso di parlarvi, qui si... Ecco, questo è un lucido interessante invece, il lucido interessante dove viene mostrato nell'arco di un periodo, e questo siamo nell'84 forse, si illustra questo lucido, l'utilizzo della CPU delle due macchine, dove si vede chiaramente che l'ambiente universitario sceglieva l'utilizzo del VAX, mentre l'IBM era sottoutilizzato, questo era diciamo un risultato certo. Chi è che usava il VAX all'epoca? Questi sono sempre i nostri operatori. L'istogramma più grande è legato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturale. Gli altri istogrammi, quello piccolo è lettere, quello bianco e scienze economiche, poi c'è il CRAI, poi ci sono gli utenti esterni. Quindi chi è che è stato il protagonista di questo utilizzo della macchina? È stato essenzialmente la facoltà di scienze. Mi sa che scendo. No, questo è lo stesso. No, c'è un'aggiunta. C'è un'aggiunta è che nell'84 noi abbiamo cominciato a promuovere l'utilizzo dei calcolatori all'interno dei corsi. È chiaro che un personal computer
nell'84 costava 4-5 milioni, per cui il centro di Calcolo si fece promotore di allestire un laboratorio didattico con 10 Olivetti M20, che erano delle macchine all'epoca, diciamo, accettabili. Noi mi ricordo che abbiamo avuto un'offerta vantaggiosa e per cui abbiamo cominciato ad allestire il primo laboratorio didattico all'interno dell'università. Questo laboratorio didattico era stato dedicato alla, diciamo, l'assistenza, particolarmente agli studenti. La stessa cosa che ho visto qua, che mi fa piacere vederlo, è Salvatore Cutellè. Salvatore Cutellè, che è questo giovanotto qua, a cui gli davo un contratto da fame, naturalmente, perché lui non era dipendente, era un esterno. Gli avevo fatto una convenzione, gli davo 4 soldi, e lui per molti anni fece questo lavoro, cioè di assistere gli studenti all'interno del centro di calcolo. Ed anche quello è stato un periodo molto bello, perché è stata la prima volta che gli studenti, qualsiasi studente, potesse accedere a un laboratorio didattico. Considerate che invece queste macchine erano essenzialmente gestite da Mino Russo, da che so, Veltri, un po' ingegneria, cioè personaggi che usavano per fare ricerca, non tanto per la didattica. Veltri Massimo. Massimo. No, quello di fisica. Un utilizzatore. 1984, diciamo, eravamo abbastanza maturi per essere pronti per promuovere l'informatica in modo, diciamo, strutturato all'esterno dell'università. E questa fu un'occasione molto importante, perché decidemmo di organizzare una iniziativa che avesse lo scopo di far capire innanzitutto quello che si faceva all'interno dell'università, ma promuovere l'informatica all'esterno, chiamando qui a Cosenza i soggetti che all'epoca del 94 avevano un ruolo importante nello sviluppo dell'informatica in Italia. E l'iniziativa che progettammo era, la intitolammo Infocal 84, Infocal Informatica in Calabria. Con l'apostrofo prima dell'otto, Sì. No, è un rafforzativo. L'accento. Facciamo così. L'editore, giustamente. L'editore. Qui ci sono delle presenze importanti che collaborarono con me nella realizzazione di questo evento. Uno è Gabriello Grandinetti, che sta là dietro. Gabriello Grandinetti è l'autore di questa bellissima rivista dal punto di vista grafico. Ecco, lui l'ha fatta. Solo grafico. Vabbè, no, tutta la parte grafica è stata fatta da lui. Invece altri soggetti hanno collaborato. Per realizzare questa rivista ci fu una partecipazione, diciamo, abbastanza estesa dell'università. Ci furono interventi all'epoca il rettore Bucci, di tutti i presidi della facoltà, che all'epoca erano Gagliani, Lombardi Satriani, Francesco Costabile, Drioli, e poi il centro di scalcolo, così come era organizzato, mediante la presenza del CRAI. Era, diciamo, un evento importante che dovevamo allocare in qualche modo. Mentre stavamo pensando di fare questo convegno, il primo convegno di informatica, abbiamo visto che in questa zona qua di Cosenza stavano costruendo queste bellissime strutture che furono poi note come le cupole geodetiche, che erano del comune. Dopodiché andai al comune,
E gli parlai di questo progetto e loro furono contentissimi di offrirmi l'opportunità di andare a inaugurare queste strutture con la prima mostra, il primo mostra convegno di informatica in Calabria. Tutta l'iniziativa fotografica di questo evento io ho chiesto a Vecchione, che è qui presente, di assistermi nel tutto il materiale fotografico che è stato poi utilizzato nel produrre la rivista. L'iniziativa ha avuto un, direi, buon successo, perché parteciparono, questo è il manifesto a colori era, qua ci abbiamo ancora un po' le brochure dell'epoca, un po' dei ricordi belle come oggi. Eh beh, certo, le abbiamo conservate. Diciamo, la grafica era coerente con lo sviluppo delle nuove tecnologie del tempo, è una grafica molto, molto sofisticata, molto ricercata. Gabriello ha messo qui tutto il suo modo di essere un archistar, lui all'epoca era già delineato a diventare un archistar. Altre immagini. Bella, questa è bellissima. E questo, per ricordarci di quel momento, questo era una tribuna politica. il momento conclusivo del convegno, dove ci sono delle persone che hanno fatto, diciamo, la Calabria degli anni passati, non certo io. Il primo a sinistra è Pietro Bucci, il rettore dell'università. Il secondo personaggio, non so se lo riconoscete, è Riccardo Misasi. Anche questo un personaggio che ha avuto un ruolo molto importante nella nascita dell'università, anche nel loro sviluppo. Nel frattempo io mi ero fatto crescere la barba e quindi avevo sostituito i baffi con la barba. L'ultimo in fondo è Covello, che è attivo nel panorama politico della nostra regione. Ma comunque io dicevo che questo è stato una foto molto simbolica di questa iniziativa, cioè che l'informatica si proponeva come uno strumento che potesse trainare lo sviluppo della Calabria. La rivista è questa qua, Centro di Calcolo, grafica molto bella. All'epoca l'IBM, in concorrenza con l'Olivetti, che aveva vinto la gara per il laboratorio didattico, si propose di una iniziativa all'epoca interessante, poi supporta da molti studenti, di praticare uno sconto molto alto, un terzo del prezzo di listino, alle architetture domestiche dei personal computer Olivetti. Questa ragazza era il nostro testimonial, che era l'amica di Franca Renda. Lorenzo, attento, di Cosenza, anzi di Andreotti. Finita questa iniziativa, stiamo per completare. Com'è? Allora, diciamo, finita questa iniziativa Infocal, l'idea era di promuovere e rafforzare la presenza del centro di calcolo all'interno dell'università. Quali iniziative portammo avanti? Allora, ci furono delle iniziative molto simpatiche.
era, diciamo, innanzitutto internet ancora non c'era, però esisteva un'altra cosa che nelle idee era quello di voler realizzare quello che poi è stato fatto da internet, cioè una rete di collegamento di tutto il mondo. L'IBM all'epoca promuose, diciamo sostenne attraverso le sue macchine una rete di università in tutto il mondo, con delle condizioni che ogni università per poter aderire a questa rete doveva avere una macchina IBM. E beh, mi sembra ovvio. Poi doveva attivare una linea dedicata di collegamento con un altro nodo di questa rete. Una linea dedicata significa attivare una linea telefonica accesa 24 ore su 24, comprarsi a suo carico due modem, uno da mettere sul nodo già esistente e un altro sul nodo da sviluppare, e poi dare la possibilità a qualsiasi altra università di collegarsi a questo nodo. Questa era l'idea che l'IBM proponeva. Questa rete si chiamava BitNet. Per entrare in questo sistema, noi abbiamo dovuto attivare una linea dedicata da Cosenza a Bari. L'altro centro a noi collegato era, credo che fosse Tecnopolis. Tecnopolis era un'altra realtà ad alta tecnologia voluta sempre dall'azione organica numero 2, cioè quella di sviluppare le nuove tecnologie in Italia, e ci collegammo con Tecnopolis. In questo modo noi avevamo l'accesso a qualsiasi altro nodo distribuito in tutto il mondo. In pochi anni questa rete raggiunse 3.000 nodi, 3.000 università, praticamente non solo università che si collegavano a questa cosa. Che cosa si poteva fare? Poche cose: il posta elettronica, file transfer e qualche accesso a base dati da remoto. Il problema era però di come fare in modo che l'ambiente universitario interagisse con questa rete. Allora si pose il problema di collegare il VAX all'IBM, in modo che i terminali VAX, che erano tutti distribuiti in tutta l'università, potessero, diciamo, attraverso poi questa gateway sull'IBM andare a esplorare, diciamo, quella che era l'offerta di informazioni distribuite in tutto il mondo. E questo in poco tempo ci riuscimmo a fare questi collegamenti, per cui dai dipartimenti ci fu questo collegamento che permise ad ogni dipartimento di accedere a questa rete internazionale. Il problema era come fare queste cose da casa. Allora i miei tecnici del centro di calcolo mi proposero un'idea geniale. Erano stati da poco costruiti questi modem domestici, quelli che facevano quel rumore strano. Esatto, il rumore della sabbia, questo rumore siderale che aveva un fascino straordinario. E allora dice: vabbè, i modem esistono, come facciamo ad accedere da casa, perlomeno per controllare la posta elettronica? E il mio gruppo di lavoro, che erano gente in gamba sicuramente, ha detto: non c'è problema, usiamo il Commodore 64, che nel frattempo era presente quasi in tutte le famiglie. Dopodiché il progetto che noi abbiamo avviato e che ha funzionato per qualche anno era quello che ognuno da casa, attraverso un Commodore 64 e un piccolo modem che poi non era molto costoso, si collegava al VAX, il VAX si collegava all'IBM e poi dall'IBM si andava in giro per il mondo. Oggi non ci vuole niente, oggi si preme un tasto e si è collegati dappertutto. Allora, bene, queste erano un po' le cose quotidiane che si andavano a sviluppare. Poi ancora nasceva l'esigenza
della comunicazione grafica, la conoscenza della comunicazione grafica e non solo, ma anche della produzione in-house di attività scientifica, l'attività scientifica con i sistemi esistenti. IBM non se ne parlava proprio, il VAX aveva una grafica non molto raffinata, per cui ci impegnammo a fare un investimento che oggi, quando vi dirò quanto costò questo investimento, dice è una cosa assurda. Che cosa abbiamo, che investimento abbiamo fatto? L'investimento di collegare al VAX una stampante laser. Era stata diciamo messa nel commercio da qualche mese la prima stampante, non so se fosse un HP o qualche cosa del genere. Era una macchina enorme, non era molto più grande, era questa macchina molto grande, costa all'epoca costò 20 milioni di lire. Madonna, la prima stampante laser, però per diciamo grande, che vuol dire che aveva un'uscita grande o no? No, era grande lei, ma le cose erano i fogli, no? Ah, sì, era su fogli, quelli a ciclo continuo, no, su fogli singoli, tutte e due, però quello che era preferito erano i fogli singoli, perché una richiesta che all'epoca ci fu fatta dagli utenti era quella, dice sì, la stampante laser se stampa le schifezze che fa il VAX, che ce ne facciamo? Noi vogliamo un software che diciamo stampi in, così come facevano le stamperie normali. Quale software? Il Tex, che è un software che oggi esiste ancora in formati più user friendly, che tutti gli studenti adesso ce l'hanno. Questo software all'epoca, per acquisirlo, per farcelo installare, spendemmo un altro 3 o 4 milioni di lire. Col Tex, qual era la cosa interessante? Che col Tex si facevano stampe come se fosse un libro. Per le materie scientifiche fu un risultato straordinario. E questa fu una delle cose piccole che però hanno, diciamo, dato una qualità al centro di calcolo, per cui, visto che la telematica si stava sviluppando, visto che dentro c'era una diffusione abbastanza importante, nell'84, quindi nell'87, 3 anni dopo, decidemmo di fare un nuovo convegno, sempre alle cupole geodetiche, su telematica e banche dati. All'epoca, in questo convegno, parteciparono a questa iniziativa tutti i più grossi stakeholders del settore. Ormai le banche dati erano diffuse in tutto il mondo, la telematica dava la possibilità di raggiungere i contenuti. Finito questo convegno, io, era l'87, finì il mandato di Pietro Bucci come rettore dell'università, e io, essendo uno legato all'esperienza dello sviluppo dell'informatica, naturalmente finì anche io il mio mandato di gestore del centro di calcolo, e poi ho fatto tante altre cose.